che mi guardi così, lo sai fare? Lo sai fare questa cosa qua? Molto difficile, sono anni e anni di cadute dal balcone, di cadute per le scale, gli altri un po' così, viene benissimo. Dato che non c'è stato il riscontro che volevo sull'applauso iniziale su questa grande musica, mettiamo l'altra. Aspetta, no, mo va attaccare, mo mettiamo l'altra. Signor, speriamo che trovano posto subito, ste due sono arrivate. Sotto, certo, vanno avanti facendo finta di niente. Sono shoes, due strapponi, salti. Vediamo se non so, perché sempre fino a sotto. Non sa ballare, non può fare niente. Vorrei dire, Paolo, lo siamo dire. Spogliamoci tutto, Paolo, sotto. È colpa vostra, la colpa vostra, perdiamo, è colpa vostra, è sempre gradito, a volte una colpa, però non piace a tutti, ma sono gusti, però gusti, questa colpa, vediamo insieme, diciamo un po', paratanca la tufidi, su un chissà da tre, si può, diciamo un po', paratanca la fluidi, su, alleluia, alleluia, come sempre, preghiamo ancora, va per favore, perché c'è, se non funziona, preghiamo, non si è mai capito che dicono, mai, ma, tu sai perché? Te lo spiego subito, perché i sacerdoti parlano abbreviati, cioè proprio per risparmiare, anche perché studiano sul breviario, quindi è tutto, una stanza, una cacchiera, questa è una cosa, possiamo togliere un po' di reverbero, dice proprio la sala che lo fa, non c'è il reverbero, c'è ghiaccio, reverbero, senza ghiaccio, giustamente. Va bene così, questo tu non lo conosci, però un giorno quando vedrai nel 2038 i ragazzi hanno la libertà di girare, di fare ciò che vogliono. Attenzione, una foto? Una faccia data, se no. Bisogna essere obiettivi quando si fa le foto. Sì. Cosa, dimmi cosa vuoi, io guardo il professionista, tu mi dici voglio gioia, voglio fantasia. Vai, vai. Voglio dire, creare. Basta, rimettiamo James Brown. Vai, attenzione. Attenzione. E merito un po' di riposo per me, giusto? Perché io sono andato... Oh, l'unico che è riuscito a godersi l'attenzione. Guarda che c'è. Questa ha capito lui, questo è tedesco. Questa è tedesca, ha capito lui, ha detto ma... Avrà detto tra sé e sé, sai che c'è te nuovo? Proprio tra sé e sé, proprio quando era. Perché i sacerdoti, ragazzi, diciamoci, i sacerdoti sono avanti. Io ho studiato dai sacerdoti, si vede, no? Perché questo è loro. Lo stanno ancora cercando. Dov'era quell'abito che ho fatto fare dalla mia sorella suora? Niente, ho fregato. Poi io dico che niente. Infatti ho detto, la ruba, io facevo il Righetto, no? Infatti quando dice, è sparito il vestito, è stato Righetto. Chi? Righetto? No! Chi è Righetto? Comunque, da lì nasce il termine chi è Righetto, perché si chiedono, non è possibile che chi è Righetto rubi. Ma chi ti ha fatto sparire il vino? Scusa, ma te lo fa sta domanda, scusa. Molti sacerdoti se ne accorgono solo nell'attimo in cui stanno, che versano, vedi, i Righetti così, e il sacerdote che versa, lo poggia e dice queste parole: preghiamo che non sia quello che sospettiamo. Ma che sta a dire? Non c'è scritto. Li fulmina. Ecco perché i chirichetti sono bassi, perché poi quando tornano dentro li acciaccano la lunga mano della chiesa. Dai. Sacerdote, fantastico, ricordate i sacerdoti sanno tantissime cose, velocemente arriviamo subito al punto Canoro. Canoro, ve lo aspetto, di conseguenza, le dico tutte, chi non capisce, mi fa un gesto,
Ciao, grazie. Scusate. Però che te frega, l'importante è il senso, no? Infatti fa senso. Te l'ho riaccordata da poco. Adesso sì, caro mio. Quindi... mai avuto un orecchio fino. Ecco perché se n'è andato proprio perché lui stava sempre a gridare tutta la notte e lui poi è andato in Francia, è cambiato, forse sta in Francia. Se stiamo insieme, sarà la mia. C'è chi ha sofferto, Vasco ha sofferto per amore, aveva 25 anni, era ancora prima del successo, ha sofferto per amore e ha cominciato a bere per dimenticare. Si sa che uno insomma, si butta nelle cose che lo aiutano. Ha funzionato, beveva per dimenticare, poi si è dimenticato di smettere di bere. Ha fatto l'idea, alla fine ha fatto questo peso per riassumere proprio. Vorrei volare. Ormai è impazzito, ascolta delle cose su internet è pazzesco. Mi sei su, Andrea, adesso è troppo poco, prima di un cazzo, lo trovo. Parla in mezzo tipo il coro, lui fa il commento al coro. Una più intelligente di lui, Carmen Consoli. E le donne? Sono più avanti, soffre per amore, ma ci guadagna. Scrive una canzone e guadagna due volte perché fa la canzone è divisa su due CD. Sul primo senti. Con l'altro senti each on punch a core on da on a on er e vole metti assieme e capisci che cazzo non la sta e ha venduto. Poi ci sono quelli che soffrono, per esempio Renato, ragazzi, Renato, ma che gli vogliamo dire? Renato è straordinario, io sono stato con Renato al mare, con Renato, ho portato con la moto, io stavo sul faro, lui sulla targa, siamo arrivati a Fregene, strano luogo per Renato, ma insomma mancava la N, ma comunque a Fregene siamo arrivati e io appena arrivato vado, l'ha capita su Andrea, vado verso il mare, lui mi fa, aspetta carico, scusa, dammi tempo. Dopo 20 minuti è arrivato a 10 metri da me, allora, ma manco, manco scottato, cioè, allora, l'hai vista l'onda? Stavo a guardare, io già stavo tutto in posa, stavo a guardare, non mi sembra che sia una grande onda. Guarda l'onda, ancora, non è niente di che, sono 10 centimetri, guarda c'è sta brunetta che sta a falsetto, quanto può essere alta? Guarda bene l'onda, ancora, Renan, non c'è neanche, poi un liquame, ti hanno fregato la morta, ma guardate là. Siamo tornati a casa a piedi, io davanti sempre, cioè lui, insomma abbiamo preso due mezzi diversi, però ragazzi, questi hanno sofferto, Renato è un poeta, guardava il mare all'improvviso così, senza motivo, ha fatto, guarda laggiù, lo vedi, ma guardo laggiù, che c'entra sta cosa, però lui è anagrammato,
lo vedo che arriva da lontano, è un gabbiano che svolazza, 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 e all'improvviso scacazza, qui sul mio viso la chiazza, lo so, come farò? Una cagata però poi... Ma sono così, sono artisti fantastici, e da lì che ho capito che le parole hanno un senso importante. Per esempio, la parola, facciamo l'analisi delle parole, adesso peccato che non ci sia il ragazzo perché qualche cosa avrebbe potuto spiegare. E le parole noi ce le hanno insegnate, così, adesso a parte che hanno cambiato, non ho ancora capito perché hanno cambiato l'alfabeto. Cioè, avete bambini, qualcuno ha bambini piccoli? Tu torni a casa, lui ti fa l'alfabeto e dice questo c'ha problemi. Mi tocca portato a un logopedista, non hai parla strano, A, B, C, D, F, G, H, I, quando fa l'H si è mangiato male, svieni, non lo segui più dall'H in poi, eh? A, tu, il, M, ne, no, no, il mortaglio lo dico io, perché, ma fammi parlare di professori, professori, che c'ha, babbada, ah, ho capito, non so, ho capito, parlano pure loro così, ormai si sono uniformi di genere, e così c'è il coso del dettame europeo, ma come dettame europeo? Ma prima c'era A, B, C, no, perché se no imparano che sono due lettere, ma che cazzo che meglio di più per davvero, qua ci stanno a togliere tutto, che cazzo! Niente, parla in un altro modo, e tu per spiegarglielo ti devi allineare, parliamo diversamente coi figli, loro parlano a mezza bocca e tu non ce la fai a seguire. Le parole poi che noi conosciamo non ci aiutano, per esempio la parola Dante, Dante, lo chiamiamo Dante ma non si chiama Dante, si chiama Antonione Alighieri, detto Dante, perché sulla pergamena si era bruciata, c'era scritto Antonione Alighieri che aveva creato le parole dal volgare, Dante le aveva sbagliate, Dante le aveva indovinate. C'era questo. E invece proprio poi, Alighieri, cioè l'Aliano, Dante, sembrava fosse ad Alighieri Dante, hanno pensato, lì c'era proprio un commento dei toscani, dicevano, allora, è Dante l'ha sbagliato, gli spiegavano proprio che non ci aveva azzeccato, infatti se tu l'analizzi, la parola saliva, per esempio, descrive una cosa che scendeva, hai mai visto che saliva? No, quindi è al contrario, quindi già ti metti sull'allarme, analizziamo le altre. La parola cera, metti questa cosa che metti per terra si chiama cera, ah ma cera? No. Cazzo l'ho già messo per terra, non c'era si chiama, oppure si chiama sta attento che scivoli, oppure meglio, oppure si chiama te vedo la patonza di riflesso, oppure più interessante, che mai chiami c'era, non c'era, che cazzo la terra? La parola decolla si dice quando l'aereo si stacca da terra, ma se decolla si attacca, si stacca, ma sono tutte così, è pieno. E la parola molla, attenzione che quella porta c'ha la molla, come la molla è dura, ma se è molla è molla, se è dura è dura, la chiami dura, la chiami molla, che cazzo, ma molla, no niente, niente fai. La parola sala parto, appunto, il luogo dove un bambino arriva la chiama sala parto. La parola, bellissima, la parola lamette. Usi uno strumento, si chiama lamette. Che fa? La barba la toglie, mica lamette. Ma perché mi devi confondere le gambe? Non c'è un problema. Quelli che hanno fatto adesso praticamente la politica si è stretta in gruppi di intenti, di pensiero, che si chiamano partiti. Ma magari fossero partiti. Si chiamano restati, insipponati, incastrati, incastonati qua nei smoi. Non si... Niente, qualcosa. E tutto questo ti fa riflettere, ma sto... questo è quelli che amano il calcio. Quando l'arbitro arriva e fischia, no? Non mi chiedete come faccio, non lo so, ma anch'io. Casca, quello lì casca che è l'unico che non si potrebbe alzare. Ah, oddio, 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 ospedale, mia mamma, il testamento, oddio, oddio. Appena fischia, quello salza, tiro io. Ma come tiro io? Stavi a morire? Ma che cazzo? E comunque, lì, in quel momento l'arbitro cosa dice? Fallo! Come fallo? Ti ha già dato un calcio che è denaro. È incitazione alla violenza, non si può fare. Allora io dico, a questo punto dobbiamo resettare l'italiano, ci deve venire in aiuto. Già i ragazzi non si parlano, a casa i genitori si allineano, quando tornano a casa la sera. Che significa? Sono stanco, ho fame, fate mangiare. La moglie risponde. Come dire, questa c'è, questa si mangia. Se fa. Manco se l'uomo si è perso, ha capito come va a finire la serata. Anche al telefono. Oh. Il figlio che ha visto padre e madre che si parlano risponde pure dalla camera e si dice come sarà la macchina dopo tanto mi rompete io con me si esprimono così addirittura io sono stato da poco adesso l'ottobre sono stato in America con la sfilata con la nazionale calciatori è stata una bellissima esperienza lungo la quinta strada e tutti americani questi sono proprio italiani la vita se vedete la vita bellissima sfilata sì, sono stati a lei che abbiamo scoperto che lì cioè, addirittura non si parla proprio più anzi una famiglia che musicisti chiamata la famiglia jazz perché lui musicista di grande grande tradizione
cioè aveva 20 anni che già suonava il clarino, poi normale a 20 anni. E poi verso i 60-70 diciamo ha cominciato a suonare il sassofono proprio, perché è normale, insomma, verso i 70 non è che sta più il clarino. E la moglie no, la moglie invece suonava la batteria, forse per la cucina, non so, suonava la batteria. Il figlio aveva 20 anni, tromba, mentre il nonno, cioè un movimento al braccio così, un po' di tremore, camminava piano e suonava il contrabbasso, l'hanno messo al contrabbasso, perché hanno creato un gruppo jazz, l'ho chiamato io, l'ho chiamato la famiglia jazz perché loro usavano la musica per parlare tra di loro, cioè la musica diventava parola, se uno ascoltava bene, sentiva proprio che stavano parlando, succedeva questo, arrivava il marito sempre prima, poi arrivavano gli altri, faceva così, immaginate il cover, una piccola, piccola, un po' di pubblico, lui. Mi sa che ho capito la situazione, mi sa che questi vanno la pensione, ma io non glielo do, me ne scappo con po', me ne vado dalle Maldive, faccio solo quasi giù liberi, me ne sto, mi piace questo. La famiglia che siamo arrivati a questo, perché sei troppo luminoso, un po' coglione, cioè un po' troppo, così diciamo che poi faccio il Ray Charles e fa grazie molto molto gentile, ma so dove hai parcheggiato, ecco. Ringraziamo la parte tecnica prima di finire, Marcus e Andrea, che hanno sopportato le mie follie, le invento moltissime cose, le inventi, le mie forme. Sì. Quindi, della livella, quelli che lo sanno, la storia è velocissima, il tizio Totò entra in un cimitero, vede due tombe, una ricca e una povera, troppo vicine, le commenta, mentre sta commentando vede due personaggi, quindi pensa sono le anime di questi due, ricco e povero, li riconosce, sono loro, e si scambiano una morale altissima, quindi grande poeta, oltre che grande, grandissimo personaggio comico, e non so, signori, la livella. Ogni anno, al 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero. Ogni anno in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loro marmoreo e si Vicenzo. Quest'anno mi è capitata un'avventura, sì signore. Dopo aver compiuto il triste omaggio, madonna se ci pensi che paura, vabbè, però facendo un anime coraggio, fate questo, state mai a sentire. Si avvicinava l'ora della chiusura, Dio domandava così stavo per uscire, lanciando un occhio a qualche secondo. Poi, qui giace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese morto l'11 maggio del 31. Lo stemma che la corona, un coppa a tutta, una croce fatta tutte lampadine, candele, candelotte, una lista di tutte, tre mazzi rosa e sei lui.
Prova azzeccata, ad un verso signore ci siamo andati a un piccirillo, abbandonato, senza manco un fiume, per segni solamente una crucella e a coppa croce, a malapena si diceva, scusate, esposito Gennaro, nel turbino, vedendola che pena mi faceva a me sto morto, senza manco un lumine, e in capo a me pensai che stavi qui, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente, dico ma sto povero maronno non lo sa, aspettava che pure alla comune, era per sempre. Mentre fantasticava questi pensieri si facette quasi mezzanotte e io rimanette chiuso, serrato, rigiunire, forte paura, anzi carne rotte, e tutto un tratto che piega lontano. Dico, due ombre che si fanno da parte mia, pensai che da questa parte non ci venga chiaro, ma come sono riuscito a dare? Giorno, o è fantasia? Ah, che fantasia, che l'era un marchese, a tutto, a caramella, con una strana, che là da pressa isse un brutto arnese, tutto fedente con una scopa in mano. Pensa quello Don Gennaro, o poveriello, o morto scopatore. Pensa, ma in questo fatto non ci vede chiaro, ma come sono morto? E se dire una questione, botto. Potevano stare quasi un palmo quando il marchese, se per me è botto, sabotaio, e tomo tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro, giuro, reso per vile calunnia con quale ardire fu mio vizio usato di farvi seppellire per mio vergogna accanto a me. Sono un blasonato, la costa è costa, e va sì, rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salma andava inumata, certo, ma si è pulita una spazzatura, ancora oltre sopportare non posso la vostra vicinanza consulente, ma dopo quindi che cerchiate uno spazio tra i vostri pari, tra la vostra gente. E signor Marchese, che non è stata colpa mia, che non avesse come fatto queste due, che è stata moglie, ma a fare questa fessaria, cioè io che potevo fare se ero morto? Ma questo per me mi faceva contento di questa cascellata che qualcosa subito. Ma che in questo momento me ne casi sardina nata forte. Cosa aspetti? Un turco mal creato, con ira mia, raggiunga l'eccedenza. Guarda che se io non fossi stato un titolato, ecco, avrei già dato figlio alla violenza. E pigli sta violenza, quando mi guardi, mi scordi che sono morto, che sono ammazzato. E si dice, ma tu che dire che ti credi te, scusi, non ti. Ognuno come è nato tale e quale, cioè, ma morti sei tu, morti sono io. L'unico porco, come ti permetti paragonarti a me, che di natali illustri, nobilissimi, perfetti da fare in video a principi reali. Tu a Natale, Pasqua e Epifania, ma ti metti in da capo, in da cervello che sei malato, è un po' di fantasia, cioè proprio amore più sacro, è una livella. Non è un magistrato, un grand'uomo, no? Che essendo il suo angelo, ha fatto punto che ha perso tutta la vita, eppure no, cioè te non ti fatto ancora questo punto. Cioè, stiamo a sentire, non fa questo tipo sempre. Sopportami vicino, che tempo? E si pagliacciati, gli fanno solo il vino. E noi siamo seri. Per te l'immano. Toccabile ma mai citabile, dillo tu, non voglio essere io. Ecco, prendi questo microfono per dire il tuo nome senza che lo dica io, perché non ne sono degno. Io l'ho appena smontata, hai visto? E c'è niente da fare, donna, non si è piaciuto niente, non c'è proprio. Non strano che questo sia rimasto qui, anche perché là sta. Allora, io voglio un grandissimo applauso a colui che definirlo. Siamo veramente orgogliosi di averti qui questa sera. Cioè, se l'abbracci ci rompi la pancia da solo. Arrivi qua. Vabbè, è l'effetto mia moglie. Mia moglie è molto, molto magra. Proprio sì, questo genere. Certe magre, sì. Una ex ballerina. E figlia anche di ballerina. Sì. Quindi, grazie mille per la... Si dice, no, questa è figlia della ballerina. Ogni volta che faccio il finale con lui è sempre così. È splendido, è spettacolare questa cosa. Sempre pronto, sempre caldo, mi fanno questa ermocallore. Senti. Allora, fai così, questa ermocallore, capito, no? Andiamo avanti. Molto carino questo lavoro. Abbiamo detto il laboratorio Zenig. Sì, il laboratorio Zenig è da ottobre che siamo in scena, stiamo cercando di combattere questa egemonia
Ma abbiamo delle buone pesticche, quindi ci sta passando. E tra un po' crediamo una cosa nostra, insomma adesso lo avviso appunto ai romani che vivono Roma, popolo di Roma, anche il popolo di Roma, a sollevarsi, a ribellarsi. Questo era il finale, un pezzo di Shaspers. Shaspers. Cioè c'è speranza che qualcuno lo capisca, Shaspers. Si dice così abbreviato in inglese, Shaspers. Di conseguenza, Giulio Cesare, questo io sì, se vuoi, Marco Antonio così, no, Marco Antonio era un Giulio Cesare. Insomma tutti e due, ma tutti e due erano grossi, esceva solo brutto, era proprio brutto. Cassio si sa che non ha mai fatto niente, infatti io dicevo, Cassio, proprio per questo, proprio per quello veniva chiamato così, l'altro non era bello, e poi c'era Pompeo. E ci siamo capiti. Hanno capito tutti, credo. Basta, per cortesia, non c'erano distributori. Quindi... perché questo nome? Lasciamo spazio all'immaginazione. Lasciamo l'immaginazione allo spazio. Lasciamo l'immaginazione allo spazio. Mi sento un po' zichichi. Lasciamo invece sullo spazio. Lo spazio è quantico. Quantico, due, due. È tutto relativo. Perché è pure l'universo. L'universo poi è il mondo. Il mondo è bravo, arguto, esilarante, sì, dove ti rivedremo? Mi rivedrete all'uscita, girandovi, e mi potete rivedere al parcheggio con una macchina rossa, e poi mi potrete rivedere andando via, se uno però mi incontra perché c'è un piede, se non mi rivedrete allora mi potrete prendere. Se mi rivedrete evitiamo l'incontro, lo scontro, insomma c'è sempre questo, questo salute. Era pronta. Lo so che eri pronta perché sei una piena di salute e quindi sono contento. Veramente contento, ricordatevi di questa loro grazie. No, grazie a te, grazie di nuovo a Gianfranco Fino, un grandissimo applauso con lui, l'artista di questa grazie serata. Prossimamente possiamo dirlo, sempre al Teatro Dolbe, anche con mio, però vedo che mi deve tornare vicino. No, ma tanto c'è il ragazzo, dove sta? È andato via perché ha capito tutto. No, io non sono, lo sai, io sono una persona rispettosa. Poi eravamo paracadutisti insieme, quindi lo sai, paracadutisti che hanno la nomea, fanno i pesi, no? Di conseguenza. Di conseguenza, no, è una cosa che ci siamo capiti io e lui. Tra di voi. Di conseguenza, ragazzi, mesi e mesi da soli, folgore, folgore. Ah, questa la devo dire, questa la posso dire, dai, in chiusura la diciamo. Il mio cognome d'arte oggi è col PH, PHINO. Perché? Facciamolo a ritroso. Perché quando mi sono fatto chiamare Gianfranco Fino con la F, dopo 8 anni è arrivato quell'altro comico, quello che sta al Parlamento. Adesso sta facendo uno spettacolo bellissimo, andate a vedere, si chiama Accordi di Partiti, è molto bello musicale, queste note che se ne vanno, Accordi di Partiti, c'è cioè questa morte delle note, ma in particolare nel senso interiore molto bello, la musica, l'armonia non c'è più, interessante. Di conseguenza, venuto lui, ho dovuto cambiare nome, ho messo il PH, però il mio nome già prima non era Gianfranco Fino, era Gianfranco Finocchi. Immaginate! Cosa è potuto succedere? Ascoltate bene perché dovete immaginare la scena. Plotone comandato da me, davanti a tutti, e il comandante che grida avanti il plotone di Finocchi! E io mi sono perso l'occasione. In quel momento siamo partiti, ma neanche se gliel'avessi spiegato. Avanti! Avanti! Arch! 2, 3, 3. È stato un attimo, ci ha fermato durante le prove della sfilata. Mandi! E poi sono molto delicati i militari e quindi è stata una bella, bella esperienza. L'abbiamo replicato con i tacchi, non gli è piaciuto e abbiamo messo. Perché forse era la camminata che non andava, no? Noi ci abbiamo messo i scarponi. Signori!